è sempre stata la mia compagna. Altri gondolieri l'avrebbero già buttata via da un pezzo. Io invece no, ho preferito tenerla, metterci un po' di pazienza, cercare di ristrutturarla più perfettamente che posso, insomma. Perché questa è stata costruita giusto il giorno in cui io sono nato. L'ha costruita mio padre, me l'ha regalata mio padre e io tengo questa. La gondola è mia, io sono della gondola, ci parlo alla gondola. Quando ero in laguna gli dicevo dove vuoi andare, gli davo quei 10-15 minuti da andare per i fatti suoi. E dopo gli dicevo adesso andiamo dove voglio io e lei ci veniva. Per me una persona non è un insieme di legni, di ottoni e di acciai, è una persona la gondola. Ora, prima del secondo conflitto mondiale era stato richiesto dal governo polacco al comune di Venezia se potevano mandare dei maestri d'ascia per la costruzione sia delle gondole che delle imbarcazioni veneziane e in più appunto per insegnare a vogare come si conduce un'imbarcazione nostra. Poi è subentrato il secondo conflitto mondiale con l'occupazione tedesca, poi l'occupazione russa e non se n'è fatto più nulla. Io ho preso il balzo e ho detto meglio tardi che mai. Ho studiato tutta la pianta della Polonia, principalmente avevo optato per Breslavia, ma lì mi hanno detto no, al centro storico non puoi andare con la gondola. Allora ho fatto la scelta di Cracovia. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno. Ho trovato un camion di un cittadino polacco che partiva giusto da Venezia quasi vuoto. Gli ho chiesto dimmi quanto vuoi per portare la mia gondola e lui l'ha portata. Al momento non faccio altro che far conoscere la gondola. In pratica vado su e giù per la Vistola. Però il mio intento qual è? Appunto, diciamo, quello di poter aprire una scuola di voga a qualche cittadino polacco che voglia imparare a vogare la gondola e poi magari lui decide se fare il giro con i turisti. Difficoltà no, beh, un po' di peso specifico dell'acqua dolce che fa affondare, diciamo, di quei 2 centimetri la gondola, ma per il resto non ho trovato nessuna difficoltà. È molto meglio vogare sulla Vistola che non in laguna da me. La gondola è lunga 11 metri fuori tutto, ovvero sia dal riccio di poppa fino alla punta estrema del ferro di prua, che il ferro di prua viene chiamato Dolphin. Infatti la parte alta è il cappello del Doge. La curva che fa fino al fondo della gondola è il Canal Grande. Tutte quante quelle lame che escono sono i vari rioni di Venezia. L'interno è il bacino di San Marco. L'arco piccolo sempre sul ferro di prua è il ponte di Rialto. È l'unica portea a spigolo in tutta Venezia. E in più ci sono tutti i 5 cani miei, cosa che nessun altro gondoliere ha. Io ho preferito fatta fare apposta su pirografia da una mia amica artista. E quella è l'unica. A volte mi è capitato appunto dei turisti che volevano salire in gondola, io li ho guardati in faccia e gli ho detto mi dispiace, la gondola è mia, qua non ci sale nessuno. Non è in quanto ai soldi che uno possa prendere, in quanto diciamo alle soddisfazioni. Sarà magari, farà parte anche magari dell'intuito mio. Quando vedo un qualcuno che non merita, diciamo, di salire, ma io non lo faccio salire.